importante calibrare questa marcia di avvicinamento delle due o delle tante Italie, perché evidentemente qui non si tratta di contrapposizioni di due o di più, qui siamo in presenza di una realtà profondamente differenziata. Tutti sappiamo che questa differenziazione non scomparirà magicamente il giorno in cui faremo la legge, perché la legge, purtroppo da costituzionalista mi tocca dirlo, non è un toccasana, è solo l'inizio di un processo che poi va attuato. Presidente Formigoni, ci dica il suo punto di vista, perché questo, anche questo ci interessa tantissimo. Sente parlare di federalismo nel nostro paese, forse un po' semplificando, però dice vabbè, c'è una parte del paese sprecona che bisogna rimettere in ordine, bisogna togliergli le risorse dello spreco. Poi viene a Rimini, sente parlare il presidente De Filippo, che descrive la realtà di una regione del sud che, almeno le cifre che ha detto lui, ma sono cifre vere, appare virtuosa, con i conti in ordine. Allora dice, vabbè, però la Basilicata è la regione più piccola, 600.000 abitanti, mo sentiamo la Sicilia che invece è la pietra dello scandalo. È vero che la Sicilia è una delle pietre dello scandalo in Italia, però Lombardo, e anche lui ha detto parole di verità, testimonia come da due anni, da quando governa, ha messo in atto una serie di provvedimenti, almeno quelli che ha descritto lui, magari ce ne sono altri che astutamente ci ha taciuto, ma quelli che ha descritto lui non fanno. Fanno nella linea della virtuosità. E allora uno dice, beh però qui a Rimini, siccome sono buoni o buonisti, non hanno invitato le vere regioni del disastro. Basta pensare al debito sanitario del Lazio, che è veramente una cosa vergognosa. Perché il Lazio ha accumulato 10 miliardi di debito sanitario nel corso di questi anni, c'è una cifra enorme. Però se al meeting avessero invitato il presidente della Regione Lazio, ci saremmo trovati qui al nostro fianco, anzi al centro, perché è una presidentessa, la Renata Polverini, la quale dice, ma scusate, i cittadini laziali, proprio perché anche voi governatori del nord avete inchiodato il Lazio di fronte alle cifre disastrose del suo debito, quando sono andati alle urne il 27-28 marzo scorso, hanno cambiato, hanno mandato a casa i responsabili dello sfascio, nonostante la situazione complicatissima, nonostante ci avessero messo fuori legge le liste, nonostante abbiamo dovuto. Questo dice, ma lo stesso è avvenuto nella Campania, nella disastrosa campagna di Bassolino, con tutte le nefandezze che sono state scritte, lo stesso è avvenuto in Calabria, nella Calabria che giustamente Luca Zaia ricordava prima, non ha un debito sanitario incalcolabile, perché? Perché i bilanci sanitari in Calabria, sapete come si fanno? Si fanno oralmente. Era così anche in Sicilia, mi dice Raffaele. Ma anche nell'orrenda Calabria gli elettori ci hanno pensato prima di noi, e prima che noi facessimo il federalismo hanno mandato a casa a chi governava prima. Io non sto mettendo sulla croce nessuno, sto dicendo che quando ci troviamo tra di noi presidenti di regione a discutere di queste cose, se poi aggiungete quando magari c'è anche presente Tremonti, il quadro si complica ancora di più, ci troviamo veramente davanti ad una situazione che è complicata. Perché ho voluto ricordare queste cose? Perché io credo che per quanto riguarda il tema del federalismo, anche gli interventi di oggi l'hanno dimostrato, è ormai cresciuta all'interno del nostro paese una consapevolezza, una coscienza diffusa che le cose così come sono andate nel corso di questi ultimi decenni non possono andare avanti, e tuttavia è chiesto a noi uomini politici, presidenti di regione, governo, ministri, e non soltanto classe dirigente politica ma classe dirigente complessiva del paese, un grande sforzo di serietà e una grande capacità di confrontarsi nella concretezza dei problemi che abbiamo davanti.
Io ribadisco quanto ho detto in conferenza stampa e Lorenza Violini ha voluto ricordare. Credo che il tema del federalismo sia realmente un'occasione grande, molto positiva, che il nostro Paese ha la possibilità di affermare e di cogliere. Però dobbiamo essere estremamente realisti, l'impresa è complessa, l'impresa è difficile, dobbiamo cimentarci con i numeri, con le quantità, con volontà che siano vere e non affermate. In che senso il federalismo è l'occasione, è un'occasione importante di riforma complessiva del nostro Paese? Perché può essere veramente uno scatto del Paese sulla strada della responsabilità, sulla strada dell'efficienza, sulla strada di dare risposte ai cittadini senza continuare a scaricare il barile da una parte all'altra. Io ho spiegato prima e confermo qui, noi abbiamo davanti anche le coincidenze storiche. 2011, l'anno venturo, 150° anniversario dell'Unità d'Italia, può e deve essere l'anno del federalismo, che non è il passaggio dall'Unità d'Italia all'Italia divisa, all'Italia spezzata. Ormai neanche più nella polemica politica di più basso conio, di più basso livello, viene lanciata l'invettiva contro chi pratica una prospettiva federalista di voler spaccare il Paese. Il federalismo può essere veramente il nuovo nome dell'Unità d'Italia. Abbiamo vissuto 150 anni di un'unità centralista che perlomeno negli ultimi decenni non ha funzionato. Oggi il vero nemico dell'autosviluppo, il vero nemico della crescita è il centralismo. Non è il nord contro il sud e il sud contro il nord. Dobbiamo responsabilizzare noi stessi, i nostri territori, dando loro realmente la possibilità di autogovernarsi. Quindi un'Italia non più ingessata in un centralismo che ha avuto anche i suoi meriti storici, ma che negli ultimi decenni si è dimostrato assolutamente nemico e del nord e del sud e dello sviluppo del Paese, e un'Italia che invece diventi maturamente e compiutamente federalista. Se guardiamo anche in giro nel mondo, vediamo che anche in altre parti del mondo lo sviluppo del Paese è affidato molto spesso ad una crescita di alcuni territori. L'esempio più clamoroso, quello della Cina. Il cambio di passo della Cina 20 anni fa è avvenuto quando perfino quel governo comunista ha capito che doveva puntare, scommettere per la crescita del Paese su alcune regioni particolari, le zone economiche speciali, Shanghai, Shenzhen. Due, tre regioni, a cui poi ne sono seguite altre, che hanno trainato, con tutte le contraddizioni, eccetera, eccetera, lo sviluppo di quel paese. E lo stesso deve valere per noi. Non deve essere più eretico pensare a modelli di sviluppo differenti per le nostre regioni. Non deve essere più eretico perché quest'Italia, così lunga e così diversificata, se continua a pensarsi in una maniera ingessata tarpa le possibilità di sviluppo di ciascuna delle proprie regioni. Io avevo una domanda da fare a Raffaele, non gliel'ho fatta prima, gliela faccio qui, ma mi domando, la posizione straordinariamente strategica che la sua regione ha, regione italiana, quindi regione europea, nello stesso tempo il punto più vicino a quella costa meridionale, il paese della costa meridionale del Mediterraneo. Attenzione amici, che sono paesi che hanno dei tassi di sviluppo e di crescita in questi anni inferiori soltanto a quelli della Cina e dell'India. Ma questo è il l'attu che la Sicilia deve poter portare avanti per noi tutti, non soltanto per lei. Ma oggi, se non sbaglio, un imprenditore siciliano che voglia da Palermo andare ad Algeria Tripoli deve prima far scalo a Roma. Deve andare da Palermo a Roma, cambiare aereo, e da Roma andare a Tripoli ad Acerri. Quale imprenditore siciliano potrà andare a investire in quelle terre se addirittura il centralismo è diventato così oppressivo anche dal punto di vista aeronautico? Caro sindaco di Varese, altro che Malpensa. Quindi quando noi pensiamo e parliamo di federalismo, di assunzione di diversi modelli di sviluppo, di ricominciare a ragionare in termini di un'Italia del Nord che ha la sua possibilità di crescita strategica per sé, per l'intero paese, collegandosi sempre di più ai paesi dell'Europa centrale.
e della stessa Italia che attraverso le regioni meridionali possono essere delle piattaforme straordinarie per agganciare e per utilizzare i tassi di sviluppo così importanti che ricordavo prima di quei paesi. Quindi noi abbiamo davanti, ripeto, questa possibilità di pensare ad un paese non più centralista, ma ad un paese federalista, ad un paese che si differenzia per poter essere più unito. E qui vengono i temi dell'agenda politica che tra poche settimane, tra 15 giorni, alla ripresa dei lavori parlamentari, alla ripresa degli incontri tra le regioni e il governo, dovremo insieme affrontare. Me li sono appuntati, io vedo almeno 5 punti colossali sui quali si gioca la partita del federalismo, che sapremo vincere o sapremo perdere insieme, e sul quale il dialogo tra le regioni e il governo è doveroso, non è un optional, ma è qualcosa che va fatto a tutti i costi. Innanzitutto approvata la manovra, che ormai è legge, che è dietro le nostre spalle, c'è un problema fondamentale di risorse per garantire i servizi ai cittadini. Su questo il dialogo tra governo e regioni non può che riprendere, il tema del trasporto pubblico locale, il tema dei finanziamenti alle famiglie, del sostegno della non autosufficienza, degli aiuti alle imprese, tutte tematiche che da qualche anno sono affidate essenzialmente all'iniziativa delle regioni, ma che non potendo le regioni vivere di risorse proprie, perché dei nostri bilanci non più del 10% sono risorse che preleviamo direttamente con la tassazione dai nostri cittadini, per il resto il 90% viviamo di trasferimenti dallo Stato, non lo vorremmo ma è così, l'assenza di federalismo fa sì che ogni congiuntura negativa sul versante dei bilanci nazionali si ripercuota immediatamente tra di noi, quindi c'è un tema di confronto sulle risorse, altrimenti questi servizi, come noi presidenti di regione abbiamo più volte denunciato con voce unanime in tutti i nostri pronunciamenti di questi mesi, altrimenti il rischio è che questi servizi siano veramente penalizzati. C'è il tema della partita dei FAS, scusate se entro in qualche tecnicalità, i fondi per lo sviluppo e per l'autosviluppo delle zone meno favorite, che non sono soltanto le regioni del sud, perché ci sono delle zone meno favorite anche nelle regioni del centro e anche nelle regioni del nord. Lì le ricerche che insieme abbiamo fatto, governo e regioni, hanno messo in luce molti sprechi o molta inutilizzazione di questi fondi, ma la situazione è fortemente frastagliata. Ci sono delle regioni che al contrario, non è soltanto la Lombardia, hanno impegnato molto bene questi fondi e non possono vedersi bloccati nell'utilizzo di queste risorse strategiche straordinarie perché altre regioni si sono dimostrate invece inadempienti. C'è il tema del decreto del federalismo fiscale, il governo ha cominciato a lavorare con i comuni e con le province, ma ci deve essere una contestualità con le regioni, altrimenti andiamo a fare lo spezzatino del nostro paese e non a fare un federalismo autentico. C'è il problema dei costi standard, che è stato citato dai miei colleghi e dai miei amici e che è certamente il punto fondamentale della realizzazione del federalismo fiscale. Il costo standard, lo sapete, l'abbiamo parlato altre volte, è quella definizione del finanziamento dei diversi servizi per cui se una prestazione costa la quota 100 in una parte d'Italia non può costare 150, 200 o 300 in altre parti d'Italia. Ma anche qui le osservazioni fatte dai miei colleghi dicono abbondantemente come attorno a questa tematica, che può essere descritta con questa parola semplice, però si annidano delle difficoltà e dei motivi di calcolo. E poi infine c'è un'altra scadenza che incombe, vedo qui il mio amico Pettini, segretario regionale della CIS Lombardia, che è legata al tema degli ammortizzatori sociali. Noi abbiamo fatto un grande accordo Stato e Regioni nella primavera del 2009, abbiamo tirato fuori 9 miliardi e mezzo di euro per finanziare gli ammortizzatori sociali. Questa è stata una decisione
virtuosissima e importantissima che abbiamo assunto insieme, perché ci ha permesso di superare la crisi, di venire fuori dalla crisi molto meglio di altri. Prevedevamo come termine ultimo il 31 dicembre del 2010, probabilmente nelle prossime settimane dovremo misurarci con la necessità di un ulteriore prolungamento della cassa integrazione e dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali, dove andremo a reperire le risorse. Ecco un'altra tematica su cui dovremo impegnarci in maniera molto chiara, ecco le difficoltà e le curve attraverso cui passa la realizzazione del federalismo. E infine un ultimo punto che voglio toccare brevemente. Federalismo per che cosa? Con che finalità? Certamente rimettere a posto i conti pubblici del nostro paese, ma soprattutto, io dico, raggiungere o riprometterci di raggiungere un meccanismo, delle regole di maggiore libertà, di maggiore autonomia per la nostra gente, per i nostri cittadini. Io vedo il federalismo non come un obiettivo ma come uno strumento, il federalismo come il veicolo, lo strumento attraverso cui passa il raggiungimento di una maggiore libertà, autonomia per le persone, per le famiglie, per le imprese, per i cittadini. Il federalismo è lo strumento, l'obiettivo non può che essere la sussidiarietà. L'obiettivo non può che essere la sussidiarietà, cioè una centralità e un protagonismo dei soggetti sociali e delle persone. Allora, da questo punto di vista, il federalismo è inevitabilmente, anche a questo livello, la possibilità di perseguire, io dicevo prima, modelli di sviluppo differenti per le regioni del nord e per le regioni del sud, modelli per poter perseguire modelli diversi di funzionamento tra le diverse regioni. Ecco perché Lombardia, Piemonte, Veneto, adesso anche Toscana, stanno chiedendo di avere delle competenze in più e delle deleghe in più da amministrare con responsabilità esclusiva, per poter individuare alcuni temi su cui riteniamo che si possa giocare meglio la crescita civile, sociale, economica delle nostre regioni. È arrivato il momento, a nostro avviso, questo non c'è unanimità di vista tra i presidenti di regione, ma crediamo appunto che il federalismo deve anche essere la possibilità di una differenziazione, che sui temi per esempio decisivi della formazione, della scuola, dell'università, le regioni che lo vogliano debbano poter avere piena e completa autonomia. La Lombardia crede che su questi temi si possa procedere. Quindi siamo, ripeto, alla vigilia di un cambiamento che può essere straordinariamente positivo. Abbiamo bisogno che la nostra gente non si stanchi di esprimerci il loro sostegno e la loro convinzione. Noi presidenti di regione, eletti poche settimane fa, questa battaglia la vogliamo fare fino in fondo, ma è una battaglia che possiamo vincere soltanto se saremo insieme al Paese, all'opinione pubblica, ai suoi soggetti sociali e alle persone. Non vorrei fugare la sensazione che potrebbe esserci con questo secondo giro stiamo facendo un passo indietro invece che un passo avanti. C'è la tematica del federalismo, veramente, come ricordava De Filippo, è nata da noi, è un orgoglio dei presidenti di regione. La riflessione partì da noi, partì nel 2001, ci radunammo in Calabria a Copanello per due giorni, l'anno dopo andammo in Campania. Il tema dei costi standard l'abbiamo inventato noi, voglio dire, ci sono alcune questioni oggettive sulle quali non possiamo e non dobbiamo fare dei passi dietro, altrimenti rischia di avere ragione Zaia quando dice i nostri cittadini ci supereranno e non governeremo più il tema. Ci sono alcune questioni sulle quali noi, presidenti di regione, dobbiamo dare prova di grande responsabilità e sulla base di questo possiamo chiedere ad altri livelli di governo un'altrettanta responsabilità e spiegherò perché. Il Fondo Sanitario Nazionale ce lo ripartiamo noi tra presidenti di regione, ci mettiamo due giorni, tre giorni, tre giorni e due notti, ma alla fine poco o tanto che sia, in genere poco, il Fondo Sanitario Nazionale ce lo ripartiamo tra di noi.
secondo criteri che tutti condividiamo. Allora, per esempio, cominciamo a dire che nel tema della sanità abbiamo individuato un criterio oggettivo. Siccome ce lo dividiamo noi, cioè ci assumiamo l'impegno che quei soldi che ci siamo divisi, dove ogni regione conta per uno, li riteniamo sufficienti per garantire ai nostri cittadini i livelli essenziali di assistenza. Allora cominciamo a dire, a riconoscere che le regioni che sono in pareggio svolgono fino in fondo il loro dovere, e le regioni che, avendo preso i soldi che hanno ritenuti adeguati, poi creano dei deficit sanitari, e sono molte, queste non stanno facendo fino in fondo il loro dovere. Questa è una misura oggettiva, è una funzione di responsabilità oggettiva. Vuol dire che dobbiamo essere tenaci e instancabili nell'accumulare numeri su numeri su numeri. In sanità abbiamo trovato il metodo, abbiamo bisogno di più statistiche. L'altro giorno leggevo, è venuta fuori la statistica sulla presenza di invalidi civili all'interno delle nostre regioni. È una competenza che è passata alle regioni. È chiaro che ci può essere un'incidenza maggiore delle malattie o delle invalidità civili in un punto d'Italia piuttosto che in un altro. Mandatevi a rileggere la classifica pubblicata la settimana scorsa, non voglio ricordarlo io. Le differenze abissali tra regione e regione nel tema dell'invalidità civile costituiscono un'altra responsabilità che noi, presidenti di regione, dobbiamo saperci assumere di noi. E lo stesso deve valere in una prospettiva di tempo, chiaro, in una prospettiva di tempo. Bisogna dare tempo ad amministratori come il presidente Lombardo prima di stoppare l'assunzione di dipendenti e poi diminuirla, perché il numero dei dipendenti regionali per milione di abitanti può e deve essere un altro criterio per misurare la virtuosità o no di una regione. E il numero dei dirigenti, e il numero dei consiglieri regionali o degli assessori, ovviamente in maniera proporzionale rispetto alla popolazione. Noi presidenti di regione abbiamo l'obbligo nei confronti dei nostri cittadini di misurarci ormai sulla base di questi criteri di virtuosità, perché se no capita quello che Zaia paventava. Forti di questa responsabilità, siccome io dico che questa responsabilità noi ce la siamo assunta e ce la stiamo assumendo, possiamo e dobbiamo chiedere anche agli altri la stessa virtuosità. Vedete, nella legge sul federalismo fiscale e sui costi standard va abbastanza tutto bene dal mio punto di vista. C'è una cosa che non va bene, che quando io ho fatto presente mi è stato risposto di no. Ho detto: siccome il tema dei costi standard lo riconosciamo come un sistema per dividerci equamente le risorse, bene, questo stesso sistema dei costi standard deve essere applicato anche al governo nazionale e ai ministeri. Questa risposta ancora non c'è. I ministeri e il governo nazionale non accettano di farsi migliorare dall'indice di priorità che noi regioni abbiamo saputo assumere e di cui abbiamo saputo parlare. Questa è una richiesta forte contro la quale dispiace, ma abbiamo ragione noi. Abbiamo ottenuto, perché il presidente Berlusconi ha riconosciuto la giustezza della nostra richiesta, che finalmente, dopo 3 anni di richiesta che le regioni avanzano, si dia luogo ad un'unica commissione nazionale mista fatta da regioni, Stato, e poi si associeranno anche i comuni e le province, per andare a misurare come vengono spesi i denari pubblici capitolo per capitolo. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno, dei numeri chiari che dicano l'indice della virtuosità di ogni comparto, perché il tempo delle vacche grasse è veramente finito, ma deve essere finito per tutti, non ci possono essere figli e figliastri della virtuosità.